Ehi ragazzi, hanno appena reso pubblico il tema di Tinder Instagram Filosofia 2023. Sarà Epimeleia e Aidos. Ma perché sempre questi titoli in greco, Nicola, me lo spieghi? Tranquillo, quest'anno c'è anche il sottotitolo: cura, assunzione di responsabilità e rispetto. Wow! Classico ma attualissimo. Responsabilità e rispetto riguardano ogni aspetto della nostra vita. Il rapporto con noi stessi, con gli altri, con la città e col mondo intero. Ragazzi, fermiamoci un attimo in villa, così raccogliamo le idee, vi va? Andiamo. Noi di recente abbiamo letto dei passi dell'apologia di Socrate e anche dei saggi di Foucault sulla parresia, ossia la responsabilità di dire il vero per il bene della città. Socrate dichiara che ha a cuore i suoi concittadini e che per nulla smetterebbe di essere il tafano della sua città, che viene rappresentata come una cavalla pigra. Interessante! Sì, davvero! Anche noi abbiamo studiato la figura di Socrate e in particolare del brano del Critone sulla personificazione delle leggi. Lì è evidente il profondo rispetto che Socrate nutriva verso le leggi della sua città. Le considerava come madre e padre poiché l'hanno fatto nascere ed educato. Per questo, pur potendo fuggire, andò incontro alla morte. Io non ho ancora studiato Socrate, ma mi viene in mente un altro personaggio interessante da questo punto di vista. Enea, che ne dite? Sì, mi sembra che anche Enea possa incarnare benissimo l'assunzione di responsabilità, anche se diventa certo del suo ruolo dopo aver lasciato Cartagine. Ma Enea è responsabile, si prende cura dei suoi cari fin da subito. Non ti scordare che si carica il padre sulle spalle e tende la mano al figlio. E quando si accorge che la moglie Creusa non è con loro, non torna indietro a cercarla. È lei la prima a spiegargli che il suo compito è più alto e trascende l'individuo il momento. Per me Enea incarna anche perfettamente l'Aidos, che in latino chiamerei Pietas. Lui è l'eroe pius per eccellenza, si fa carico dei penati lungo tutto il viaggio verso il Lazio e accetta con fiducia negli dèi le prove che affronta nel suo cammino. Bello, mi piace questo tema e chissà quanti spunti di riflessione e di attualizzazione ci daranno i professori in classe e la società filosofica italiana durante i seminari. Io non vedo l'ora di rivivere a settembre quei 3 giorni meravigliosi di cultura, musica e teatro. È davvero bello condividere esperienze così dense di vita. A maggior ragione se si fa scuola. Tinder Instagram filosofica, il liceo di permanenza e la città di Batti vi aspettano!